Salerno isolata da ieri pomeriggio per le frane, sono abbassati pochi massi caduti sulla provinciale che collega il capoluogo con Vietri sul Mare e la costiera amalfitana per mandare in tilt la viabilità ordinaria ed anche l'autostrada a nord del capoluogo. La chiusura di via Benedetto Croce, infatti poco dopo lo svincolo del viadotto Gatto, a causa di una frana, ha costretto gli automobilisti diretti a Vietri, oltre che negli altri centri della costiera, ad utilizzare l'autostrada raggiungendo Cava dei Tirreni e poi ritornare indietro. Problemi anche per studenti e pendolari che quotidianamente dal comune metelliano dall'Agro raggiungono Salerno con l'ex statale. Questa mattina in ogni caso sopralluogo dei rocciatori inviati dalla provincia di Salerno per programmare gli interventi di messa in sicurezza. Riunioni anche a Palazzo Sant'Agostino che ha già contattato i proprietari del costone roccioso, la Total, almeno per oggi comunque strada chiusa, con l'intervento che dovrebbe durare non meno di 3 giorni, anche se si temono tempi anche più lunghi. Stamattina, proprio per accelerare i tempi, nonostante la competenza non è della provincia, abbiamo inviato una squadra di rocciatori che stanno operando per capire la fase di intervento, quale dovrebbe essere anche l'entità dell'intervento. Per anticipare ancora l'apertura della strada abbiamo già contattato i proprietari, che è la Total Erg, e già ci hanno dato una disponibilità. A breve verrà un ingegnere di loro fiducia per definire l'intervento. Comunque oggi invieremo una comunicazione al Comune di Salerno per emettere ordinanza in capo ai proprietari. Per oggi strada che resta chiusa. Sì, oggi la strada resterà chiusa sicuramente, perché comunque l'intervento di sopralluogo dei rocciatori non è terminato ancora. Noi stiamo accelerando i tempi, perciò abbiamo chiamato già i proprietari, spiegato la problematica per ripristinare le condizioni in sicurezza del costone. Disagi e circolazione in tilt anche a sud di Salerno per un'altra frana che ha interessato nella serata di ieri l'autostrada 3 sulla corsia nord. Alcuni massi staccatesi da un costone hanno provocato anche un incidente coinvolgendo 2 autovetture i cui occupanti sono rimasti lievemente feriti. La frana ha comportato la chiusura del tratto interessato, transito consentito questa mattina su 2 delle 3 corsie disponibili in direzione Salerno. Sul posto squadre dell'ANAS e Polizia Stradale per ripristinare la circolazione. Durante le operazioni i veicoli in direzione Salerno sono stati deviati allo svincolo di Eboli con rientro in A3 allo svincolo di Battipaglia.